Sesta generazione è probabilmente la generazione più innovativa sotto vari aspetti, nonché una di quelle più criticate. Ciononostante, anche grazie alla sua grafica più avanzata, risulta essere particolarmente inquietante in vari punti della trama dei giochi stessi, e i Pokémon al suo interno non sono certo da meno. Uno dei Pokémon più caratteristici di questa generazione, Malamar, cela alcune caratteristiche raccapriccianti riportate dal Pokédex. Questo calamaro possiede difatti un potere ipnotico eccezionale che sfrutta per nutrirsi dei malcapitati che vengono presi di mira. Per fare ciò, segue un procedimento che per la sua crudeltà e precisione farebbe rabbrividire al solo pensiero. Prima attira la preda con una luce brillante che il Pokémon stesso emana, poi la ipnotizza, la avviluppa nei suoi tentacoli ed infine la scioglie, ancora viva, mediante i suoi succhi gastrici. Se la preda dovesse fuggire, come se non bastasse, le estremità dei suoi tentacoli possono trafiggerla in un nanosecondo, essendo affilati come spade. Quando capovolgerete il vostro 3DS per evolvere il vostro Inkai, tenete a mente ciò che state ottenendo. Se non lo fate, potreste non averne più la possibilità. Le sue grida di dolore sono per questo Pokémon un marchio di fabbrica. Phantump, infatti, cela dietro la sua apparente semplicità una storia e dei retroscena che vi faranno rivalutare questo piccolo ceppo posseduto. Già, posseduto, perché è lo spirito che alberga all'interno di quello che è un banale pezzo di legno, ha fatto di questo la sua casa. La storia di Phantump narra che un bambino, smarritosi nella foresta, sia morto e che il suo spirito si sia rifugiato all'interno di quel ceppo che contraddistingue Phantump stesso. Per come esso sia morto, beh, vi basti pensare che il suo verso, a detta del Pokédex, ricorda un grido inquietante e sinistro. Insomma, forse è meglio restare all'oscuro dopo tutto. Ricordate la favola di Hansel e Gretel? Beh, non è così lontano il destino di Phantump, non trovate? Soprattutto se pensiamo che nel percorso dove esso si può trovare è collocata una casa detta casa stregata. È inquietante come una favola, se resa reale, possa far accapponare davvero la pelle, no? Pokémon molto particolare. On Edge e le sue evoluzioni sono state molto apprezzate dai fan Pokémon per la loro originalità. Certo, se aveste in pugno un On Edge, forse non ve ne accorgereste, o meglio, non fareste in tempo. Questo Pokémon, difatti, caratterizzato da uno spirito all'interno di una spada, sfrutta chi lo impugna come un normale arma da taglio per succhiare lentamente le sue energie, fino a privarlo della vita stessa. Se il suo drapo blu si avvolge attorno al braccio della vittima, questa è inesorabilmente priva di possibilità di fuga. La morte l'attende dietro l'angolo. Incredibile come un'arma di difesa possa trasformarsi nel peggior nemico da sconfiggere, diventare il carnefice del suo possessore. Potremmo dire che On Edge, in fin dei conti, sia una vera e propria arma a doppio taglio, un taglio che separa in modo netto chi la possiede dalla sua vita. Accertatevi che ciò con cui vi difendete non sia il vostro nemico, perché contro un alleato apparente non vi sono alleanze che tengono. Ho una domanda per voi, all'apparenza banale. Come sfuggire ai propri sensi? Possiamo sfuggire da una spada, ma da una musica come si sfugge? Beh, Gargeist sa che ciò è impossibile, quindi agisce di conseguenza. Questo Pokémon, ispirato alla notte di Halloween e di per sé già inquietante, vaga durante le notti di luna nuova intonando per le strade un'inquietante melodia dalla quale è impossibile fuggire. Chiunque dovesse ascoltarla verrà colpito da una maledizione perpetua. Come se ciò non bastasse, intrappola le sue prede negli acuminati artigli e, bloccando i loro movimenti, canta quella melodia in modo tale che esse non siano in grado di fare l'unica cosa sensata possibile: tapparsi le orecchie. Non vi conviene svegliarvi nel bel mezzo delle notti di luna nuova, non sia mai che Gargeist stia scaldando la voce. Dormite, tornate a letto.
altrimenti il vostro sonno sarà eterno. Uno dei due Pokémon leggendari della generazione, di certo il più inquietante. I Veltal, incarnazione della morte nell'ecosistema, non poteva che essere il Pokémon più inquietante della regione di Kalos. Questo Pokémon, una volta terminato il suo ciclo vitale, dispiega le ali assorbendo la vita di ogni essere vivente e rinchiudendosi in un bozzolo, nell'attesa di ritornare in vita proprio grazie alle energie sottratte in precedenza. Del resto, il suo nome deriva dalla parola inglese evil, ossia malvagio, dunque la sua caratterizzazione ha di certo un motivo fondante. Questo Pokémon rappresenta l'estinzione dal mondo degli esseri viventi per la ricreazione di un nuovo ecosistema. In pratica, questo Pokémon rappresenterebbe l'apocalisse, la morte di ogni forma di vita, una distruzione della civiltà umana. Per questo, l'idea che esso possa compiere un tale scempio lo rende di sicuro il Pokémon più inquietante di questa generazione.